E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con un'arma che ho definito strana. Sto parlando del Machina Dei 4, il fucile a impulsi cinetico che possiamo droppare dalla forgia, quindi essenzialmente il fucile a impulsi di Osiride. Andiamo subito a vedere i perk e poi ne parliamo un po' meglio. Abbiamo un telaio a impatto elevato, quindi bassa cadenza di fuoco e danni ingenti. Quest'arma è più precisa quando si spara da fermi e si guarda nel mirino. Tre tipi di canna: canna estesa, quindi un'estensione pesante per canna che aumenta la gettata e riduce la maneggevolezza. Compensatore contenuto, un ancoraggio stabile per la canna che aumenta la stabilità, controlla moderatamente il rinculo, riduce leggermente la maneggevolezza. E una canna scanalata, quindi una canna ultraleggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità. A livello di statistiche avrei preferito una canna estesa, ma provando l'arma mi sono reso conto che la stabilità è veramente poca, quindi ho preferito mettere il compensatore contenuto. Più che altro perché il rinculo non è molto regolare, ma va dritto e da una parte, quindi è un po' particolare da controllare. Dopodiché abbiamo tre tipi di caricatore, quindi proiettile a calibro elevato, colpi di quest'arma fanno barcollare di più nemici e aumenta leggermente la gettata. Caricatore aggiuntivo, il caricatore di quest'arma è progettato per una capacità maggiore aumentando il caricatore quindi. E caricatore tattico, quest'arma presenta svariati potenziamenti tattici tra cui aumentare leggermente la stabilità, la velocità di ricarica e il caricatore. Preferito caricatore tattico per sempre il discorso della stabilità e anche per un po' di maneggevolezza. Perk peculiare: assassino ambizioso sovraccarica il caricatore in base al numero di uccisioni rapide effettuate prima della ricarica. Perk che sinceramente non trovo molto utile per un'arma del genere, però non so, sinceramente non ci ho fatto caso se lo utilizzo o meno. Ma andiamo subito a vedere l'arma in partita adesso. Ok, siamo in pacifica, in controllo, adesso andiamo subito a vedere l'arma come si comporta. Premetto subito che è un'arma che ho definito strana perché non mi ci trovo particolarmente bene, eppure non gioco nemmeno tanto male. Adesso vedrete direttamente di cosa parlo. Ovviamente contro una lancia non tiene, ragazzi, ve lo dico subito. È un'arma che non riesce a competere contro una lancia gravitazionale. E che, diciamo che dà il suo meglio dalle lunghissime distanze, lunghissime distanze comunque. C'ho gli impulsi, dov'è gli impulsi? Ho fatto una tripla toccandone uno forse. Allora, diciamo che non lo so, appunto, continuo a definirla strana questa arma perché non riesco a rendermi conto se sia buona o meno. Perché riesco a giocarci, ma non mi piace per niente come arma, come utilizzo, come un po' tutto. Vedete che il rinculo, come vi ho detto, è un po' particolare, infatti va verso l'alto e verso sinistra, mi sembra. Dov'è? Zona B conquistata. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho fatto pure precisa a casa. Tra l'altro il mirino non è proprio un mirino preciso, quindi non particolarmente buono da accompagnare all'utilità di quest'arma, quindi dalle lunghe distanze. Ecco, contro la lancia devasta ovviamente, cioè la lancia ci devasta. Non è certo un'arma competitiva, diciamo che non è il migliore degli impulsi che possiamo trovare in gioco. Non se la cava nemmeno male, però come vi ho detto non è il tipo di arma che mi piace. Qui dobbiamo solo scappare perché sono in troppissimi. Considerate che fa 29 in testa, quindi 29 per 3 fa 3 per 9, 27, 87. La lancia fa 59 più 60 qualcosa, insomma. A parità di tempo il danno lo fa molto di più la lancia, ma in realtà come parecchie altre armi penso che con un Requiem riuscirei benissimo a battere questa cosa qua. Ok. Un lato positivo invece che mi piace particolarmente è il Lip Fire, che non è male, è abbastanza preciso. Diciamo che è un'arma che sicuramente bisogna capire come utilizzarla, perché all'inizio non riuscivo veramente a fare niente, cioè all'inizio sono morto e basta. Però una volta che abbiamo capito come utilizzarla, diciamo che il suo lavoro lo fa abbastanza bene. Ripeto, non è un'arma che mi piace perché non mi piace come in generale. Sarà che è un impulso cinetico, non vi so dire quale sia il motivo di preciso, ma non è assolutamente un'arma che mi piace. Però non posso non ammettere che il suo lavoro lo fa. Magari non perfettamente, ma il suo lavoro comunque lo fa. Diciamo che è un'arma anche abbastanza versatile, perché come avete visto si riesce ad usare in vari ambiti. Ecco, magari io non vorrei morire per questo.
Dai, però l'ho ucciso, che fastidio. Alla fine fa poco meno danno della scarlatta. Se ci pensate, la scarlatta ha decisamente una cadenza più alta. E se la mettete prodigiosa, probabilmente anche più gittata. Magari un po' meno di precisione, però bene o male siamo lì. Stiamo scherzando? Cioè, ragazzi, l'avete visto dove l'abbiamo preso? Con un fusione. Tanto non un fusione chissà quanto forte. La movimento di saggio. In realtà giocando sto facendo veramente una buona partita. Non sto giocando male, affatto. E non so per quale motivo, perché come vi ho detto l'arma non è tutto sto che. Potreste accompagnarla, penso, da un'arma che sia particolarmente forte dalle corte distanze, perché alla fine, cortissime anche distanze forse, perché alla fine penso sia questo il suo lato negativo, se vogliamo chiamarlo così. Dov'è? Dov'è l'infame? Zona A conquistata. Doppietta. Ottima giocata. Avete il dominio totale. Ora mantenetelo. Prima posizione. Ma ce n'è uno qua. Continuo ad essere abbastanza perplesso, sinceramente, perché continua a non piacermi come stile di arma, come tipo di arma. Eppure ci sto facendo veramente una buona partita, non sto giocando affatto male. Abbiamo pure vinto a casis, cioè dai. Adesso voglio vedere, sono curioso di vedere il punteggio, perché ho fatto 2 serie da 5 e 1 serie da 10, mi sembra. Quindi non ho giocato affatto male. Eppure, ragazzi, l'arma non è che mi faccia impazzire. Vedete che non è male, ho fatto 26 kill, 3-25 dietro, ho giocato bene. Oggettivamente bene, però l'arma, come vi ripeto, non mi fa impazzire. Non è un'arma che sia particolarmente buona, secondo me. Magari è anche vero che ho usato poche lance in questa partita. Quindi in generale è un'arma che è così così. È buona, potete utilizzarla accompagnandola magari con una mitraglietta, con qualcosa che sia forte dalle cortissime distanze. Però personalmente non mi fa impazzire. Quindi ragazzi, questa era l'arma, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, bellissimo, fantasticissimo sito. Detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.